questa è la prima grande mostra personale dello scultore Haley Dongija, di origine albanese, adesso attivo tra Lombardia e l'Arabia Saudita. E infatti Gija è un artista che ha causato scalpore all'ultima Biennale di Venezia con le sue sculture di iceberg nel Canale Grande, che poi ha vinto un premio molto importante alla Biennale del Design a Londra, il Somerset House Prize, e che qui ha creato parecchie opere in maniera site specific proprio per Boboli. Una mostra del titolo In ordine sparso, una mostra che prende avvio dalla concezione rinascimentale che l'arte è radicata nella matematica, che matematica e arte visiva e arte tout court si basano sulle stesse, sui stessi principi, e che per giunta prende anche spunta dalla natura. Entra in un dialogo con la natura, entra in dialogo con lo spettatore. Infatti queste sculture che sono in acciaio, in un acciaio speciale usato in genere per le navi, questo acciaio poi rende, è molto interattivo, cioè la gente viene attratto e anche bambini vengono attratti per rispecchiarsi e per pensare proprio sulla natura materica e immateriale, non soltanto di queste opere d'arte, ma dell'universo che lo circonda. Quindi una mostra molto filosofica, a parte di avere delle opere già di per sé molto importanti. Il concetto di ordine sparso, il titolo in sé, è nato da un primo incontro che Elidon, il dottor Schmidt e io stesso abbiamo avuto quando abbiamo visitato per la prima volta molti mesi fa, perché come potete immaginare sono necessari parecchi mesi per realizzare una mostra del genere, anche perché molte delle sculture che sono state esposte qui al Giardino dei Boboli sono state create appositamente per la mostra. Quindi immaginate il lavoro che ci sta dietro. La bellezza delle opere di Elidon sono che riescono a reinventare quello che è l'ambiente circostante alla scultura stessa, perché come potete notare l'acciaio inossidabile va a deformare e a rispecchiare quello che è il suo environment. Che dire, sono veramente emozionato, ma soprattutto onorato di essere proprio invitato di partecipare con questa mostra, uno dei musei più importanti del mondo, ma soprattutto uno dei più grandi mecenati come famiglia Medici, che ha creato questo spazio magnifico, storico, che ha dedicato e ha donato a tutto il mondo intero. E io mi sento presente, mi sento felice, mi sento contento, ma soprattutto vorrei ringraziare il direttore Heike Schmidt, che mi ha invitato in questa grandissima mostra e soprattutto che mi ha invitato, mi ha fatto vedere, mi ha dimostrato uno dei giardini più belli, più complessi nel suo contesto, che io ho trovato la fortuna di affrontarlo attraverso le opere, non semplicemente come un contesto di una cornice proprio come giardino, ma soprattutto di essere parte di questo giardino attraverso i riflessi che ho scelto come materiale acciaio inox a specchio, dove il pubblico, la natura si coinvolge e fa parte.